Abbiamo contattato cinque compagnie che partecipano al concorso di storia di paese, che è arrivato alla 19ª edizione. E poi abbiamo la seconda parte del programma, che è la rassegna teatrale. A questa rassegna teatrale ci saranno 8 compagnie amatoriali del territorio, di cui 3 di questi spettacoli sono in beneficenza. E finiamo la rassegna in questa maniera. Poi il mese di maggio e il mese di giugno il teatro sarà a disposizione delle scuole per quanto riguarda i saggi di danza e di musica. Roberto Ciofini è stato direttore artistico per lunghi 18 anni. È stato colui che è rinato questo teatro, è cominciata questa collaborazione tra l'Associazione Culturale La Torre e lo stesso comune, che si è fatto carico appunto di un supporto soprattutto economico. Ma lo abbiamo fatto molto volentieri, non solo perché questo teatro è cresciuto negli anni nelle proposte culturali che è andato a fare, ma perché ha rappresentato veramente un punto di riferimento sul territorio. Abbiamo voluto inserire proprio come amministrazione una serata dedicata ai talenti del nostro territorio e quindi avremo una serata chiamata appunto Talenti sotto l'albero in cui l'amministrazione coglierà l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutta la cittadinanza e dare un riconoscimento a giovani talenti che non vi svelo perché vi aspetto tutti il 17 dicembre a teatro. Facciamo parte come comune di Civitella tra quelle amministrazioni che hanno aderito al progetto della consulta della protezione civile per le zone terremotate, quindi stiamo lavorando per adottare un progetto concreto e quella serata il ricavato sarà proprio devoluto al progetto che andiamo definendo in questi giorni.